Buongiorno di Palermo.it e benvenuto in rete. Mi chiamo Donato Di Donna e voglio innanzitutto ringraziarti per l'opportunità di presentare il mio primo libro. Si chiama Ecco come ed ha un significativo sottotitolo: Cambiare la Sicilia in 10 mosse. Di che cosa si tratta? Ecco come è la descrizione di una visione di sviluppo economico per la Sicilia diversa da quella che conosciamo oggi, incentrata principalmente sulla principale industria dell'isola, che è la politica. Questa visione diversa parte da questo presupposto, cioè che uno dei principali vantaggi della globalizzazione, uno dei principali, dei pochi vantaggi della globalizzazione, è rappresentato dal fatto che essa ha generato nel mondo centinaia di migliaia, se non già milioni, di cittadini molto abbienti, di nuovi ricchi. E questa gente che vive oggi nell'est Europa, in Cina, in India, in Brasile, avendo soddisfatto bisogni primari, esprime una sola esigenza, fondamentale, quella di qualità della vita. Per cui se la Sicilia, sfruttando le sue potenzialità, che tutti conosciamo, potesse andarsi a caratterizzare, a farsi riconoscere nel tempo attraverso un lavoro adeguato, come un'area caratterizzata da una grande qualità della sua vita, per le sue bellezze, il clima, il cibo che produce, gli stimoli culturali e così via, potrebbe sicuramente questa visione dar di che vivere a 5 milioni e passa di siciliani. Il libro parla con concretezza, diciamo, di misure che potrebbero essere coerenti con questa visione. E parla anche di esperienze personali che ho voluto condurre anche lì coerentemente con questa visione nel mio piccolo. A chi è rivolto il libro? Più che ai politici che, diciamo, non cercano idee, ma le idee ce le hanno sempre molto chiare, esso è rivolto a chi gode di un minimo di libertà intellettuale ed economica. E anche con la consapevolezza che, al di là di motivazioni di carattere civile, lavorare per una diversa visione di sviluppo più moderna può significare anche, nell'ambito proprio personale, professionale, imprenditoriale, eccetera, poter beneficiare di un maggior benessere rispetto a quello a cui siamo costretti oggi da una gestione parassitaria, assistenziale, che ha dilapidato risorse enormi. Il libro propone anche, diciamo, delle cose molto concrete, cioè propone un'alleanza intergenerazionale tra chi bene o male si è sistemato nella propria vita e questa generazione di giovani che io chiamo i circa trentenni, quindi ragazzi che vanno dai 25 ai 35 anni, che potrebbero invece utilmente impiegarsi in imprese, in nuove imprese coerenti con questa visione. Hanno però bisogno di supporto. E che tipo di supporto propongo? Tre cose in concreto. Hai un'idea di impresa che non sei minimamente interessato a sfruttare? Regalala. Hai delle competenze di carattere professionale o imprenditoriale che puoi mettere utilmente a disposizione di questi ragazzi? Ecco, offri qualche ora del tuo tempo gratuitamente. Terzo, metti una cifra, non direi simbolica, una cifra adeguata, diciamo, allo scopo, in un conto aperto presso una banca che si occupa di microcredito, faccio il caso della Banca Etica, a tuo nome, diciamo, ma che può servire col moltiplicatore che Banca Etica applicherà queste disponibilità a finanziare queste imprese. Ecco, in questo modo sarà possibile, diciamo, avviare delle cose, cioè fare qualcosa di concreto, di utile. Il libro si può scaricare gratuitamente su rosalio.it o su altri siti. Rosalio è un blog multiautore di Palermo, al quale io stesso contribuisco abitualmente e dai quali anche ho rielaborato articoli che avevo già postato in questi anni, organicamente ripresi in questo libro. Per chi è invece amante della carta, di toccare il libro con le proprie mani, esso può essere ordinato online nel sito, attraverso il sito ilmiolibro.it, oppure ordinato attraverso le librerie Feltrinelli. Buona lettura e rimango a disposizione per suggerimenti e soprattutto per cose concrete da fare.